Ciao a tutti ragazzi, abbiamo parlato di canne, abbiamo parlato di mulinelli, abbiamo parlato di nodi. Secondo me un altro argomento molto importante è il piombo. Che piombo utilizzare? Bene, parliamo appunto di piombi. Parliamo di piombi, molti di questi penso che li conoscerete senz'altro perché sono molto comuni, ma alcuni sono dei piombi che ho scoperto molto molto interessanti. Non mi tengo più sulle spine, parliamo dunque di questo. Io li divido fondamentalmente in tre gruppi: piombi da mare calmo e con poca tenuta, i piombi da mare medio, perciò da scaduta o mare medio formato da media tenuta, e i piombi da alta tenuta che sono quelli appunto da mare mosso oppure in condizioni di alghe. I piombi più usati con il mare calmo fondamentalmente sono questi, che è il famoso tournament, che è questo, e il famoso beach bomb oppure molto simile DCA, che è questo. Allora, questi sono piombi indubbiamente che hanno una balistica notevole, tant'è vero che sono i piombi usati nelle gare di long casting, perciò non hanno problemi per le distanze. A dire la verità, forse il tournament nella pesca soprattutto ha un problema, che se il fondo di percorrenza del piombo durante il lancio non è proprio, liscio, oppure se il lancio non viene ben eseguito, tende un po' allo sfarfallamento durante il volo. Mentre invece il beach bomb, come vedete, essendo molto più compatto, con leggermente baricentro spostato verso la punta, nella parabola appunto che si effettua durante il lancio, riesce ad essere molto più composto e perciò a crearci meno problemi. Però sono tutti e due piombi performanti. Gli altri piombi che invece usiamo di solito col mare medio formato da scaduta sono il mitico Rocco Top, che è questo, penso che molti voi lo conosceranno, questo è anche bello usato, bandiera vecchia, fornore al capitano, dunque vuol dire che ha pescato. È un piombo dove la maggior parte del peso è spostato sulla punta e crea appunto questo scalino. Questo scalino ha come effetto quello di, quando durante l'azione pescante, di creare un po' di resistenza appunto nella sabbia, e perciò di dare un po' di tenuta. Come questo, anche lo sporten simile, solamente un po' più schiacciato. Un altro piombo che invece diciamo utilizzo così col mare medio e ho formato e che mi dà veramente tante soddisfazioni e non credevo, ebbene sì, è questo. Vedete? Questo è il famoso piombo Arrow. Questo piombo ha delle caratteristiche di gittata notevoli, molto simili appunto a quelle dei piombi da mare calmo, perché è un'ogiva perfetta, è un DCA, è proprio un'ogiva perfetta, in più ha queste alette che hanno una duplice funzione. Allora, la duplice funzione, notate, sono quella, una di tenuta, perché quando il piombo appunto cade sul fondo, queste alette funzionano un po' da mini spike, diciamo così, è un po' un aratro anche con fondi abbastanza duri, che riesce a scavare e perciò a trattenere anche con le correnti laterali, dove io utilizzo molto questo piombo, riesce a dare veramente doti sorprendenti di tenuta. In più, l'altro punto che vi dicevo a suo favore è che quando a volte peschiamo e sotto abbiamo un po' di ciottoli nella prima parte, diciamo così, dalla riva, queste alette, se acceleriamo in quel punto il recupero, riescono a farcelo sgallare, perciò ha un effetto, diciamo, di risalita molto veloce. Perciò ho un piombo che veramente mi ha lasciato sorpreso da usare. E infine passiamo chiaramente ai piombi, diciamo così, più canonici e più classici del surfcasting, forse il la regina, cioè il piombo a palla o la sfera. Questo chiaramente è un piombo con buone doti balistiche, non come quelle precedenti, però insomma tutto sommato che può andare. Questo specialmente nei fondi aperti o quando appunto arriva il piombo interno, si smuove, se la sabbia è abbastanza soffice riesce ad affossarsi e perciò avere una buona tenuta. Il difetto della palla è forse che sui fondali duri tende, se non si affossa, oppure se si sposta, poi avere un effetto rotolamento e fino a che non trova l'appoggio appunto a creare un po' di garbugli. L'altro piombo molto invece utilizzato da me e appartenente alla famiglia appunto dei coni e delle piramidi
Senz'altro questo, io non ho mezze misure, cioè senz'altro questo. Questo è il triedo. Il triedo è un piombo, devo essere anche questo, mi ha sorpreso, perché la superficie di questo, diciamo, piramide, a tre facce, ha una superficie in testa molto ampia, nel senso che, rispetto a un cono classico o una piramide, fate conto voi che questa superficie è un 125 con un 150, un 150 con un 175. Perciò a volte ti permette anche di usare con canne più leggere o meno piombo, ma ad avere, tanta resistenza. In più, questo chiaramente è un piombo da mare veramente grande, ha queste scanalature che quando, non so se le vedete, si notano abbastanza bene, sulla faccia del piombo, che quando lo andiamo a levare, ci permettono di estrarlo meglio. Infine, un ultimo piombo che diciamo è il mitico Spike, penso che l'abbiate riconosciuto tutti. Questo è un piombo, di buone distanze balistiche, perché? Perché assomiglia molto chiaramente al Tournament. È un piombo che però, ahimè, non può essere strusciato appunto sulla sabbia, perciò è un piombo che va solo appoggiato, oppure tanti lo usano anche per il pendolare. Lo Spike ha una grandissima tenuta, forse una delle maggiori, perché è un po' un rampino, no? È un po' un'ancora che sul fondo, si attacca e chiaramente, ha tantissima, funzione di tenuta. L'unico difetto è che chiaramente se, sbagliamo il lancio oppure, lo vogliamo spostare, no, lo spike ha un'azione pescante solo in quel punto, perché quando poi lo leviamo chiaramente i rampini si sciolgono, si staccano e perciò non ha quasi più tenuta perché diventa un piombo liscio e perciò nel recupero. Bene, queste sono un po' le categorie di piombo. Chiaramente io vi dico che dal mio punto di vista, l'80% delle volte io mi sono fermato qui. Ma perché questo? Perché in condizioni di mare anche mosso, senza alghe naturalmente, stiamo parlando, l'utilizzo di questi piombi mi ha risolto la massima pescata. Anche perché questi piombi pregiudicano purtroppo, siccome sono piombi che si affossano, che poi hanno bisogno appunto di una certa trazione per essere levati dal fondo, pregiudicano l'utilizzo di un filo, spesso in bobina. Perciò questi piombi qua, a volte un 25, ma addirittura anche, cioè, un 26, un 28, un 30, per essere tranquilli per levarli. E perciò a volte mi sono ritrovato magari a pescare con un mio Arrow, con uno 0,20 o un 22 anche in bobina, riducendo appunto quell'effetto vela che un filo di diametro maggiore, fa, per via della corrente, per via delle onde, e magari non pescare con una palla, con un 28 o con un 30, in bobina. Perciò diciamo che è importante anche il piombo, però è importante, mi raccomando ragazzi, anche il diametro del filo, chiaramente calibrato al mare, con cui dobbiamo affrontarlo. Bene, spero di esservi stato utile, di avere anche suscitato in voi qualche curiosità. Sono come al solito qui per ogni vostra domanda, e dibattito, che mi fa molto piacere perché mi seguite. Per adesso dunque un saluto, alla prossima, ciao ragazzi! E se volete potete iscrivervi al mio canale YouTube Francesco De Nero per vedere questo ma altri interessanti video. Di nuovo, ciao!